Dopo un inverno trascorso a riparo da freddo e intemperie, in primavera la cimice asiatica si sposta nei campi, dove è pronta a colpire numerose colture, tra cui quelle estensive, alle quali arreca gravi danni. Il frumento è una delle prime colture estensive che la cimice asiatica colpisce in primavera, quando le piante si trovano nella fase di maturazione latteo-cerosa. Le punture di questo insetto riducono la quantità e la qualità della granella prodotta. L'impiego di Carathezeon o di Carathezeon 1.5 è efficace per il contenimento della cimice asiatica, ma anche di afidi e coleotteri. Anche il mais è fortemente colpito dagli attacchi di insetti e beneficia dell'impiego di Carathezeon o di Carathezeon 1.5, già usati nella lotta a piralide o diabrotica, anche per il contenimento della cimice asiatica. Tipico è poi lo spostamento dal mais alla soia, dove l'insetto colpisce le piante quando queste si trovano nella fase di riempimento dei semi, causando la perdita di produzione nei baccelli colpiti, che subiscono aborti o deformazioni dei semi, e l'induzione della sindrome da stelo verde. Ma grazie all'impiego di Carathezeon e Carathezeon 1.5, la cimice asiatica non sarà più un problema per gli agricoltori.